Ciao a tutti, oggi faccio il riso al curry con il pollo. Olio extravergine di oliva in padella. Ora mettiamo le verdure, zucchine, carote e cipolla. Se volete potete mettere anche qualche pisellino. Alziamo la fiamma e facciamo cuocere per 5-6 minuti a fiamma vivace, il tempo che rilascino la loro acqua di vegetazione e che si asciughi. Passati 5-6 minuti aggiungiamo un po' di salsa di soia e facciamo cuocere finché si sarà asciugata. A questo punto aggiungiamo il pollo, ovviamente petto di pollo intero che ho tagliato a bocconcini. Ci mettiamo un po' di curry e facciamo cuocere per 5-6 minuti, il tempo che la carne si sigillerà su tutti i lati. Ora passiamo alla preparazione del riso basmati che ho sciacquato più volte finché, ovviamente sotto acqua fredda, finché l'acqua è diventata limpida. Lo cuoceremo per assorbimento, che significa che mettiamo l'acqua e lo faremo cuocere fin quando l'acqua si sarà del tutto assorbita. Per regolarvi in merito alla quantità d'acqua, trovate le dosi solitamente dietro le confezioni. A questo punto, tenendo sempre a fiamma piuttosto alta, aggiungiamo ancora salsa di soia e ovviamente non mettiamo il sale e facciamo cuocere per circa 15 minuti, da quando sarà cotto il riso. Perfetto, quando l'acqua si sarà asciugata, ho assaggiato il riso, va bene, è cotto. Mescoliamo un po' e poi mettiamo il curry, mescoliamo ancora e a questo punto, visto che il pollo è pronto, trasferiamo il riso nel pollo con le verdure. Se volete potete anche servire il riso solamente come contorno. Mescoliamo e a questo punto possiamo anche spegnere la fiamma. Mangio con le bacchette. Delizioso. Fate questa ricetta e fatemi sapere tramite i commenti qui sotto che cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo. Se siete su YouTube, cliccate sempre qui sotto attivando la campanella per ricevere tutte le notifiche. Se siete su Facebook, cliccate qui sopra su Segui attivando sempre la campanella per ricevere tutte le notifiche. Io per il momento vi saluto e come al solito, prima di lasciarvi, ne approfitto per augurarvi buon appetito!